Buongiorno a tutti, dunque siamo al 4 maggio, l'ospite di oggi è un barone che è stato anche un pilone nel linguaggio del rugby, rugby per il quale lui ha indossato la maglia azzurra 103 volte fino a quando ha smesso, credo che sia un record ancora inviolato, ma poi ce lo faremo dire da lui, il pilone. Nel rugby i piloni sono i pesi massimi del rugby, i numeri 1 e 3 di ogni squadra con quella numerazione da 1 a 15. Piloni sono quelli che abitano nella prima linea del pacchetto di mischia, no? Quelli che si dice che abbiano il collo più largo della mascella, quelli che dimostrano pure qualche anno in più di quanto dichiarato sulla carta d'identità proprio perché si bruciano in fretta. Qualcuno ha detto sono quelli che correndo rimbalzano e che rimbalzando corrono. O anche con un'altra immagine che se in una squadra c'è chi suona il pianoforte e chi lo sposta, i piloni sono quelli che spostano il pianoforte. In più Barone anche per ascendenze della sua famiglia. Pertanto, Barone anche nel linguaggio comune della pubblicistica, sto parlando di Andrea Lo Cicero. Buongiorno Lo Cicero. Buongiorno, grazie per Allora, la presentazione, molto molto interessante. spero di non aver detto qualcosa di errato sul fronte del linguaggio rugbistico. I piloni sono, come dire, la prima linea d'attacco, l'ultima linea di, non so come definirla, ma insomma, io ho letto questa descrizione. Poi, tra l'altro, anche lei ha raccontato in un libro con un giornalista della Sette, che ricordo bene perché lavorava per me, Paolo Cecinelli, no? Quanti anni fa avete scritto questo libro che raccontano le gesta del Barone? Esattamente. Ma ormai sono passati diversi anni. Se non ricordo male, nel 2007 abbiamo scritto con Paolo questo libro. Diciamo è una prima parte della mia storia di vita. Forse dovrei farne un altro per continuare questa esperienza di vita e poterla scrivere, magari. C'è qualche appassionato che può essere, come dire, interessato. La spiegazione l'hai fatta molto, molto bene. E devo dire che siamo quelli che iniziamo le danze in una partita di rugby perché siamo diretti con l'avversario allo scontro in mischia chiusa. Rimaniamo un attimo sul passato e poi ovviamente parliamo del presente, però sul passato, no, sulle gesta atletiche, diciamo così. Intanto, per fare capire a chi ci sta guardando, visualizzando in questo momento, vi ricordo che siamo sempre in live streaming, poi ovviamente potete rivedere questa conversazione con Andrea Lo Cicero sul sito delle fonti e sul canale YouTube delle fonti. Intanto giusto, hai lasciato dopo, lei ha lasciato, poi scusate, devo dire che siccome conosco tutti i miei ospiti da tempo, passo agevolmente al tu. Hai lasciato dopo 103 presenze in nazionale, giusto? Sì, nel 2013 ho fatto 103 presenze, era un record in quel momento. Dopo qualche anno, insomma, ho perso quel record, ma essendoci ragazzi molto giovani e giocando molte più partite in questo periodo, è chiaro che si accumulano più cap possibili. Io ho iniziato quando la nazionale giocava poche partite, quindi in 15 anni ne ho fatte 103. Sì, è del tutto evidente che in tutte le discipline sportive ci sono stati dei cambiamenti tali per cui i numeri che si fanno oggi sono necessariamente diversi dal passato. Vale per il rugby, vale per la Formula 1, vale per la MotoGP. Una volta il grande campione italiano motociclistico Agostini, che è un mito nel motociclismo italiano, correva un numero di gare e con dei mezzi che sono completamente diversi dal numero di gare e dai veicoli con cui si corre adesso il MotoGP, la stessa per la Formula 1, lo stesso per il rugby. La mia curiosità è, nel momento del tuo massimo fulgore, Andrea,
Fisicamente quanto pesavi? Tutti i muscoli, ovviamente. Allora, quando stavo bene, il mio peso forma era tra i 115 e i 117 kg. Devo dire che era il peso ideale per poter affrontare una mischia e per poter affrontare, diciamo, tutti gli allenamenti che giornalmente ci portavano a sollevare pesi, a correre. Insomma, eravamo delle macchine quasi perfette. Oggi non più, perché non mi serve più quel peso, quindi ho fatto il bravo, ho fatto una buona dieta, mangio correttamente e sono 94 kg. Beh, un'acciuga, certo, da 115, 120 a 94 la differenza si vedrà, anche se diciamo così la massa rimane piuttosto imponente comunque. Allora, lasciato il rugby nel 2013, lasciata la nazionale, lasciato il rugby, Andrea Lo Cicero, detto il barone, se poi spieghiamo perché, da dove nasce questo soprannome, il barone, cambia vita e fa altro. Allora, intanto perché barone e poi cosa è stata la tua vita dal 2013 in avanti? Allora, il barone perché la mia famiglia ha origini nobiliari, ma queste fanno parte semplicemente del passato. E ritengo che proprio in virtù di questo titolo bisogna essere baroni nella vita, a prescindere dai titoli. Cosa è accaduto dopo il 2013? Ho iniziato a lavorare in televisione con il Gambroso, con Sky. Mi ha dato la possibilità di fare un programma sul giardinaggio e facevo giardini da incubo. Da là, insomma, ho iniziato questo percorso, permettetemi il termine, da conduttore, di programmi di intrattenimento che vanno oggi in cucina, ma in passato erano riguardanti il giardinaggio da incubo, quindi situazioni familiari che avevano giardini orribili e io con il sistema di squadra, di team che il rugby mi ha insegnato, facevamo il giardino, ognuno con i propri compiti. Ma quindi si trattava, come funzionava? Chi aveva un problema con il giardino vi contattava, voi arrivavate, tipo SOS Tata? Allora, venivo contattato dalle famiglie, magari perché c'era un bambino che aveva il giardino, ma non lo utilizzava perché i genitori non se ne occupavano. E quindi dice: io devo fare la festa di compleanno sempre a casa di altri amici. E quindi cosa succedeva? Chiamavano il barone veniva a casa, sistemava mamma e papà e insieme al figlio si iniziava a sistemare il giardino. Così il bambino era felice di poter organizzare la festa con i suoi compagnetti nel giardino di casa. Ma la mia curiosità è quando Andrea Lo Cicero ha scoperto di avere il pollicione, perché uno normale c'ha il pollice, Andrea Lo Cicero c'avrà il pollicione verde. Cioè, com'è che hai scoperto questa vocazione per il riordino dei giardini? Ma allora il piacere della natura, quello che la natura ti offre è qualcosa di eccezionale. Il pollice verde, diciamo che l'ho sempre avuto perché sono sempre stato appassionato di piante, di piantagioni, il modo in cui la natura si muove. Cosa è successo? Dopo non trovavo. È evidente che abbiamo qualche difficoltà sul collegamento, lo dico per chi ci sta guardando, ovviamente talvolta può succedere, adesso nel frattempo ritareremo la linea con Andrea Lo Cicero che si stava raccontando della sua vocazione per il giardinaggio e poi vocazione per il giardinaggio a cui è seguita la vocazione per la cucina, perché Andrea Lo Cicero è un siciliano doc e anche per quanto riguarda la sua vocazione ai fornelli, alla cucina, tutto parte dalla sua famiglia, perché da buoni siciliani, anzi per la precisione, perché lui ci tiene da Catanisi,
Catania, i siciliani, i catanesi hanno, lui ha sempre spiegato, adesso riassumo all'ingrosso, un rapporto quasi viscerale con il cibo, per i suoi nonni, per i suoi genitori, la cucina era un mezzo di nutrimento, un mezzo di godimento e anche un mezzo per tenere disciplinato Andrea, che così veniva messo in cucina a imparare i rudimenti in modo da tenerlo buono, tenerlo a bada. Non so se adesso Cicero ci sta risentendo. Sì, eccomi, perdonatemi, ma il telefono purtroppo squilla. Allora, dicevo che quando vivevo in Francia ho iniziato a piantare qualcosa sul balcone di casa e sono riuscito a Parigi a far crescere dei pomodori e delle melanzane nel balcone di casa. E quindi quello per me è stato, come dire, una grande fortuna. E quando ho smesso di giocare mi sono trasferito in campagna e da là mi sono potuto, come dire, godere la terra per fare il mio orto, produco zafferano, insomma tutto quello che comporta il vivere in natura. Ecco, mentre stavamo riassestando la linea, Andrea, io stavo spiegando che poi la tua passione, il giardinaggio, quindi la terra, la coltivazione, la cucina, no? In realtà anche la passione del cibo nasce dalla tua famiglia, diciamo, no? Io ho detto che siete una famiglia siciliana, per la precisione catanisi, e quindi come catanisi avete un rapporto quasi carnale con il cibo, o sbaglio? Assolutamente sì, come tutte le famiglie del sud hanno un rapporto col cibo carnale, ma perché? Perché il cibo comunque richiama l'aggregazione, nel fatto di poter stare insieme in famiglia, e quindi assolutamente sì, tutto parte dalla famiglia, perché mi hanno trasferito i nonni, i genitori, quello che è il rapporto di unione, quello di condivisione, è proprio grazie al cibo che si sta insieme, si sta bene. Tu non hai mai pensato, visto che questo rapporto con il cibo e con il cucinare, no? Il cucinare davanti a una telecamera, visto che sei andato a bottega, se lo posso dire, da un maestro di cucina, un maestro pentastellato come Igles Corelli, tu non hai mai pensato di aprire un ristorante tuo come molti fanno? Ma ci ho sempre pensato. Io intanto ringrazio Igles perché mi dà la possibilità di potermi, come dire, di poter fare una crescita in cucina ulteriore, grazie alla sua grande capacità e alle persone che ha scelto per fare questo corso. Scegliere di fare il ristoratore forse no, perché è un po' come avere una poltrona e non lasciarla più. E devo dire che più in questo momento mi piace apprendere quante più nozioni pratiche possibili sulla cucina. Probabilmente un giorno arriverà anche quello. Però penso che al momento non sono preparato per gestire una cucina di un ristorante. Però sai, insomma, perché no? Ovviamente immagino che, date anche le tue radici, ma non soltanto radici siciliane, radici italiane, tu sicuramente non sia un grande cultore del fast food, o meglio della cucina, no, ma ti immagino che uno come me, che ogni tanto invece l'hamburger fast food se lo fa, venga visto da te come un'eresia. Siamo tutti anche filo americani. Tu invece vieni da una famiglia che aveva gli aranceti in casa, ovviamente non puoi essere molto filo americano da questo punto di vista, o no? Ma essere filo americani per tante altre cose, ma proprio sul cibo no, perché se tu guardi dalla Sicilia, dal nord al sud e da est a ovest, la nostra bellissima Italia può veramente vivere di cibo, di ricette a go-go. Insomma, no, non mi è mai attratto.
il fatto di poter arrivare a fare una cucina americana oppure mangiare in un fast food, probabilmente l'ho fatto quando ero ragazzo, però oggi che conosco i prodotti nostri, preferisco i prodotti nostri, assolutamente. Senti, a casa tua, per curiosità, chi cucina? Perché magari non sarai uno di quegli uomini che si esibisce davanti, si esibisce ai fornelli davanti alle telecamere, poi finita la ripresa ti togli la parannanza e però a casa tua cucina qualcun altro. È di nuovo frizzato, mi pare, Andrea Lo Cicero. Se mi sente, sono curioso perché spesso succede, no, che poi si sfoga per motivi professionali, ad esempio ai fornelli o in No, altre no, in attività. Ecco, questi. ci risiamo. No, no. In realtà io cucino a casa. In questi 3 mesi che sto qua, sto cucinando dalla mattina alla sera. Ma torno a casa e cucino per me, mia moglie e per mio figlio piccolo. Assolutamente sì. Per me la cucina è una passione. Vivere la cucina è una passione. E quindi mi rilassa. Trovo il mio spazio. Senti, ho scoperto, rimettendo insieme i pezzi della tua biografia come li conoscevo, che sei anche iscritto all'università, alla facoltà di filosofia, corretto? Aspetta, mi sono perso, sono iscritto perché mi sono perso un punto. Sì, ho detto, mi L'ultimo risulta che pezzo. ti sei... che tu Perdonatemi sei... per la linea, ma sono col wifi. Eh no, ma lo so, ma non ti preoccupare, il wifi, guarda, è uno di quei misteri nell'Italia, che pure è uno dei paesi più Non industrializzati sento. del mondo, per cui il wifi anche nelle grandi città talvolta fa molta fatica da un quartiere all'altro a dare la necessaria copertura. Immagino, essendo tu in campagna, che la copertura sia anche più difficoltosa. Del resto è difficoltosa persino quando uno sale sui treni ad alta velocità tra Roma e Milano, che uno si aspetta almeno lì, con quello che paga, che la copertura del Esatto. wifi sia sempre al massimo, e invece pure sul treno ti dicono sì, allacciati al wifi che è gratis. Sì, quando funziona Non però. va. Eh sì, pazienza. No, dicevo, sei iscritto a filosofia. Sì, diciamo, ho iniziato anche quest'altra filosofia perché è una filosofia di vita. Ho detto, a me piace iniziare a smeccanizzare un po' la mia testa, cercare di fare un percorso di conoscenza che ho sempre avuto, come dire, la curiosità, il fatto di approfondire gli argomenti e di ricercare un po', non la verità, però il modo in cui funzionano le cose, il perché accadono, guardarle da punti di vista diversi. E nel 2019 mi sono iscritto in Lettere e Filosofia, quindi sono al terzo anno. Augurandomi di completare tutto il ciclo di materie per potermi poi laureare in questa magnifica facoltà. Ma sei uno di quegli studenti che dà un esame ogni tanto o stai dando degli esami con una discreta regolarità? Spero si sia sentito tutto quello che ho detto. No, si è sentito che hai spiegato perché ti sei Provo iscritto a filosofia a e... spostarmi, magari prende meglio. No, si è sentito il ragionamento per cui hai scelto la facoltà di filosofia. Ti chiedevo se sei uno studente di quelli che dà un esame all'anno oppure se stai cercando di impegnarti e di tenere un ritmo di esami in modo da laurearsi, non dico magari in 4 anni, ma almeno in 5, ammesso che poi tu abbia già, ad esempio, un'idea della tesi che vorresti fare, su quale filosofo, magari, se c'è un filosofo in particolare che ti piace più di altri o un filone della filosofia che trovi più interessante di altri. Io intanto sto parlando in attesa di risentire in cuffia, eccolo qua, Lo Cicero, che adesso vedo ma non sento. Prima sentivo ma non vedevo, adesso lo vedo meglio di prima, nel senso che l'immagine arriva in diretta ma senza audio.
Ma noi siamo abituati da ragazzi di provincia e di trincea, avendo cominciato Eccomi. Questo mese. Eccoti, adesso ti sento e ti vedo. Ok, mi sono spostato, evidentemente ero in un punto in cui il wifi si connetteva e si disconnetteva. Dicevo che riguardo a cosa mi piacerà portare, diciamo, agli esami, sicuramente i giochi linguistici di Wittgenstein, perché in questo momento li trovo molto molto attuali rispetto a quello che uno dice, rispetto a quello che realmente le parole passano come significato. Beh, è un impegno lodevole, perché nell'era contemporanea temo ormai che purtroppo il peso delle parole, il loro reale significato, sia in caduta libera, nel senso che ormai leggo e sento qualsiasi cosa, anche molti strafalcioni, proprio dal punto di vista della lingua italiana. Non parliamo dei concetti, non parliamo del cosiddetto analfabetismo funzionale. L'analfabetismo funzionale è quello per cui uno legge un testo, è in grado di leggere e capisce un'altra cosa, qualche volta volutamente, qualche volta purtroppo no, o sbaglio, no? Anche tu sei stato oggetto spesso di fraintendimenti, Andrea. Ma sì, però in realtà quello che tu leggi, se hai la capacità di andare a studiare ulteriormente un concetto che non capisci, che non ci arrivi perché non sei preparato, è la soluzione e anche la conoscenza rispetto a quello che hai letto. Lo fai, chiaro, un messaggio che non, magari non porta nessuna parte. Senti, sul web gira ancora ed è stato molto visto, ed è uno di quei casi, secondo me, in cui come dire, la viralità di un video ha un senso. Quello che è successo, tu allevi anche asini, asini, se non sbaglio, ragusani, comprati in Sicilia e portati nel Lazio, a Nepi, dove tu vivi. Dicevo, queste immagini che tu hai girato personalmente pochi istanti dopo, mi dispiace rievocare questo tristissimo episodio per te, perché chi ha visto il video come me rimane colpito e dalla gravità dell'episodio e dalla tua reazione fino alle lacrime, perché ti hanno ammazzato a colpi di fucile uno degli asini, praticamente sotto gli occhi tuoi e della tua famiglia. Sì, eravamo lì a passeggiare dentro casa, perché i nostri animali vivono dentro casa con noi praticamente, non entrano dentro l'abitazione, ma se vogliono possono farlo. E purtroppo un cacciatore ha sparato a distanza ravvicinata a una delle mie asine. Le asine camminano tutte insieme, quindi non c'era pericolo di scambiarla per un altro animale. Poi non è un animale che teme l'uomo, e quindi sta bello fermo là, non ha nessun tipo di problema. Però purtroppo è successo questo. Io ho anche contattato il ministro dell'ambiente, ma purtroppo non si è fatto avanti nessuno, e in questi casi scappano tutti. Però probabilmente avrò modo di incontrarlo e potergli proporre di cambiare questa legge, ma questa legge deve essere migliorata affinché tutti possano avere rispetto di vivere in maniera civile e rispettosa. Quindi non sarà come dire, una proposta che distrugge i meccanismi, ma probabilmente in maniera trasversale li migliorerà, visto che la legge è ferma al 94 o all'84, non mi ricordo. Però i territori sono cambiati, quindi cambiando i territori ci sono delle esigenze nuove da rivedere, da gestire, perché quando hai una battuta di caccia ci sono 40 persone e magari una persona che sta facendo una passeggiata con un bambino si piglia un colpo di fucile. È accaduto
qualche settimana dopo, al loro presidente della caccia, che è stato colpito e ucciso. Quindi è evidente che anche una problematica legata all'età deve essere gestita, perché se hai un'arma che arriva a più di 2 chilometri di gettata e uccide, chiaramente devi avere anche una capacità importante nell'utilizzarla e una lucidità. Sì, sì, tanto io sono un non violento di natura, uno. Anche io. Secondo, le armi, se proprio uno vuole sparare, ci sono tanti poligoni di tiro, si può andare a sparare alle sagome. Bravissimo. Non capisco perché bisogna sparare a un essere vivente, ma lasciamo perdere. A maggior ragione, dalla ricostruzione che tu hai fatto e che avevo anche letto, la persona che ha sparato al tuo animale, al tuo asino, aveva anche una certa età, come si dice in questi casi. A maggior ragione, se devi maneggiare un'arma, io aggiungo anche se devi guidare la macchina, che se non sei bravo a una certa età, certo, può diventare un'arma pure la macchina. Ecco, io sarei per, nel certo, rispetto delle certo, libertà di tutti, introdurre delle limitazioni piuttosto ferre, piuttosto chiare. Senti, Andrea, intanto ti ringrazio di essere stato con noi. Abbiamo ancora qualche minuto, approfitterei per chiederti, vista la tua attività di chef davanti alle telecamere e a questo rapporto che hai con questo maestro da cui vai a bottega, una ricetta che ti è, adesso non mi dire la pasta con le sarde, perché ovviamente così giochi in casa. No, dimmi. Suggeriscimi una ricetta o un piatto che in questo momento puoi proporre a me e a coloro che ci stanno guardando qui alle fonti TV. Allora, la ricetta che posso proporre è, come dire, il ringraziamento alla regione e quindi alla città che mi ospita, che è Roma, e le tradizioni della mia bella Sicilia. E propongo una carbonara agli agrumi. Quindi non è una carbonara, nel senso, non, i puristi della carbonara non vi dovete arrabbiare. Dovete semplicemente apprezzare questo accoppiamento. Quindi fate una carbonara agli agrumi. Procedimento è lo stesso. Basta aggiungere un po' di scorza di limone all'uovo e qualche buccia all'interno dell'acqua che bolle per la pasta. E poi la vita vi sorride. Questo è bellissimo. Essendo io un pasta asciuttaro nato, io mangerei solo lieviti. Cioè, lieviti, allora, pasta, pane e pizza, le 3P. Punto, cioè il resto è tutto in subordine, ma trovo questa piccola innovazione, che però evidentemente sul piano del gusto immagino sia, no, per chi ama la carbonara è la pasta con l'uovo e il guanciale o la pancetta, per capirci ancora. Lui dice, lo Cicero, aggiungete una scorza di limone all'uovo, giusto? Esatto. E qualche pezzo di buccia, qualche scorza di limone, della buccia di limone nell'acqua che sta bollendo e dove metterete la pasta. Pasta lunga o pasta cotta? Di solito è pasta corta, però io amo la pasta lunga e quindi schiaffo la pasta lunga. Perfetto. Ovviamente, se non avete il pecorino romano per la carbonara, fatelo anche col parmigiano reggiano. Meglio però che ci sta benissimo. Anche quello è una delle varianti che io metterei su qualsiasi cosa, persino sul tiramisù metterei un cucchiaino di parmigiano reggiano, perché è un'altra di quelle cose della nostra tradizione culinaria che dovremmo, e infatti dovremmo quelli sì, tutelarli come patrimonio dell'UNESCO. Le cose nostre per cui siamo famosi nel mondo, insieme a tante altre cose. Allora, Andrea Lo Cicero, grazie, abbiamo avuto qualche problema, grazie a voi, ma avevo davvero piacere di rivederti, essendo stato un tuo fan come giocatore di rugby, da direttore della 7, tu ricorderai che avevamo un accordo per cui la 7 trasmetteva il rugby. Mitica. Sì, c'eravamo fatti un bando. La mitica di aver... la 7, che prima era TMC, perché voi avete iniziato con TMC. Sì, si è evoluta nel corso del tempo, da Tele Monte Carlo con i brasiliani di Rede Globo,
a Cecchi Gori, il produttore, poi è passata a Telecom, poi si è chiamata La 7, poi è arrivato Cairo 10 anni dopo, ma insomma, fortunatamente La 7 è ancora lì, come fortunatamente nella sua nuova vita andrà incontro a nuovi successi Andrea Lo Cicero. Grazie, in bocca al lupo per tutti. Domani ci ritroviamo alle 10 qui alle Fonti per parlare del disegno di legge tanto controverso, tanto vituperato, disegno di legge Zan, insieme a Marina Terragni, scrittrice, giornalista, saggista, esponente del mondo del femminismo, del mondo delle donne tout court italiane, che lamentano di non essere state minimamente consultate, coinvolte nel dibattito che è necessario che ci sia sempre in una democrazia intorno a qualsiasi atto di legge o proposta di legge. Le donne dicono: vabbè, si sta parlando di omofobia, di transfobia, di trans, di gay, di lesbiche, vorremmo parlarne a 360 gradi, uomini, donne, tutti insieme, perché no? Domani Marina Terragni ci spiega perché. Intanto passate una bella giornata, continuate a seguire le fonti.tv, noi ci rivediamo domani mattina alle 10. Arrivederci.